spiaggia del Duro Beach Hotel, o meglio la spiaggia davanti al Duro Beach Hotel. Là in fondo c'è Jericho Acquara, mentre questo, signore e signori, è il Duro Beach Hotel. Adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio. Eccomi all'interno. Qua sono nella parte dedicata al, più che altro al ristorante, a mezzogiorno e eventualmente alla sera, dove gli ospiti possono mangiare. C'è un menù discreto, i prezzi sono decisamente europei, poco brasiliani, ma comunque la roba è tutta molto buona da mangiare. Vengono anche ospiti dall'esterno, quindi qua troverete sempre un sacco di gente durante il pomeriggio. Però c'è spazio, direi, ampiamente per tutti, è molto ventilato e si sta benissimo. Quella lì che vedete, dove c'è un po' di verde, invece è un'area kite. Là ci sono dei compressori per gonfiare i kite, costa ben un real, cioè tipo 30 centesimi per poterlo gonfiare. E qua si sta divinamente, si può fare kite dalla mattina alle 5 di sera, più o meno, ininterrottamente. Là in fondo c'è l'ingresso, dopo lo faccio vedere anche da fuori. Lì ci sono due signore che stanno facendo la colazione, là sotto c'è un bar. In questo momento non vedete nessuno perché sono le 7:30 del mattino e noi dobbiamo partire, quindi ci siamo alzati un pochino presto. Lì c'è un super fornitissimo negozio di kite, vende veramente tutto, tutto, quando dico tutto è tutto. Questa è la doccia di cui avrete sempre bisogno per lavare la vostra attrezzatura e voi. Ecco, l'unico neo che non si può lavare per i maniaci come me, magari non si può lavare la vela del kite. Là in fondo c'è la sala massaggi, tipo con 30 euro ti massaggiano un'ora. Ci sono amache dappertutto. Adesso vi farò vedere anche le stanze, però la struttura è super bella, è veramente tutta molto curata, tutta in legno. Ogni camera ha davanti un'amaca dove ci si può sdraiare e dormire. Come vedete ci sono anche dei piccoli ospiti che sono già svegli al mattino presto, quindi non siamo gli unici. Proprio bello, 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 bello. Adesso magari salgo e vi faccio vedere una camera. Ecco, questo è l'ingresso che vi dicevo. Qua c'è l'amaca che si può tranquillamente togliere. Nella camera adesso troverete un bel macello, non vi spaventate. Le camere sono piccoline in realtà. Non c'è, quello lì è il terzo letto che è uscito fuori dal secondo. Quindi questa è una camera. Normale. Doccione. Doccione è stracomodo. Specchio, ma... doccione dove l'acqua c'è solo calda, caldissima, però si sta bene, bel doccione. Camera e soprattutto super vista da quassù, davvero una super vista. Su quei bei cuscinoni ci si relaxa alla grande. Duro Beach Hotel. E come promesso, questo invece è l'ingresso. Quindi voi ditemi da fuori, direste mai che c'è qua, guardate bene 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 i soggetti, ma guardando qua fuori direste mai che dentro c'è una tal meraviglia? Bene, da Kumbuco è tutto, ciao ciao!